benvenuti a questa nuova edizione del notiziario video della Web TV delle Diocesi di Tivoli e di Palestrina. Apriamo l'appuntamento di oggi con il percorso di educazione all'affettività iniziato domenica scorsa, il 13 febbraio, presso la Parrocchia della Sacra Famiglia in Palestrina. L'iniziativa è frutto della collaborazione del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile e Vocazionale con l'Ufficio di Pastorale della Famiglia. Educare all'affettività. Educare deriva da educere, tirar fuori quello che abbiamo dentro, e credo che tutti quanti scoprirete che l'affettività è una dimensione essenziale dell'uomo e della donna. L'amore, guardate, è la cosa più importante della vita. E quando è che apprendi l'arte di amare? Quando è che si comincia ad amare? Si inizia a amare da oggi. In amore si apprende, si impara. Noi amiamo con quella cosa, come diceva prima Sua Eccellenza, che è la nostra affettività. Che cos'è la nostra affettività? Una dinamica di sentimenti, di emozioni, di stare, di cose che ci aiutano ad entrare in relazione con qualcuno. Avere un'affettività sana ti permette di amare bene. È stato molto interessante già dal primo incontro. È un bel percorso e abbiamo iniziato subito bene, pure l'accoglienza del vescovo, e Don Daniele sempre con le sue parole comunque è toccante. È stato molto profondo, non mi aspettavo un impatto così reale, insomma. Cioè è una cosa che non è che ascolti da nessun'altra parte. Siamo in un mondo in cui tutti si fidanzano e si lasciano, ma poi nessuno ci viene a insegnare a scuola o comunque neanche in famiglia, nessuno ci dice che cosa significa amare. Ti fa riflettere su quello che può essere un rapporto uomo-donna. È un tema molto bello pure per noi ragazzi giovani, comunque dei 20 anni, alcuni anche meno. Credevo effettivamente di sapere come si amasse e di dover semplicemente perfezionare. Invece ho scoperto di non essere in grado di farlo. Ho scoperto che dobbiamo tutti veramente imparare molto, e questo corso credo sia un utile strumento per riuscire ad amare come Dio vuole, ma soprattutto amare come noi abbiamo bisogno di farlo. Cioè, non vedo l'ora che venga al prossimo incontro, perché ho alcune domande che voglio le risposte, insomma. E spero vivamente di continuare questo percorso insieme a tutti quanti. È stata veramente una bella esperienza fino adesso. Rimaniamo ancora nel contesto giovanile per parlare adesso di un progetto nato domenica 13 febbraio a Palestrina con l'inaugurazione della sede Centro Anch'io Spazio Giovani a cura dell'Associazione di Promozione Sociale Workabile 2.0. È un'associazione che è nata a settembre ed è formata da un gruppo di professionisti che operano nell'ambito sociale. Ci siamo accorti della necessità che c'è sul territorio di uno spazio che possa coinvolgere i giovani anche nell'incontro, nella socializzazione, nell'affrontare delle tematiche che molte volte non hanno risposte. E proprio per questo quindi ci è venuta l'idea di creare questo luogo nel quale i giovani possono confrontarsi sia tra di loro che con adulti e professionisti. E inoltre il progetto vede la collaborazione anche dei servizi sociali, sia del territorio di Palestrina ma anche dei comuni limitrofi. Ci auguriamo che Centro Anch'io possa essere un punto di riferimento per i giovani, attraverso il quale scoprire quelle qualità, quelle competenze, quelle doti che ancora non emergono. In questo modo ci auguriamo che questi giovani possano essere accompagnati nella loro crescita personale e nel gettare le basi della loro vita futura. Lo sguardo sul mondo dei giovani si focalizza adesso sul bando per la selezione degli operatori volontari del Servizio Civile Universale. La scadenza per presentare la propria candidatura è stata prorogata alle 14 del 9 marzo 2022. Ricordiamo che sono 4 i posti previsti dal progetto Ascoltare per avvicinare della Caritas di Palestrina e 4 quelli del progetto della Caritas di Tivoli Nonni Meno Soli. L'11 febbraio si è celebrata nelle diverse parrocchie delle nostre diocesi la giornata del malato. Per questa occasione abbiamo ricevuto la testimonianza di una comunità psicosociale nel territorio della diocesi di Palestrina, dove il cappellano è Don Martino Zarebski. Questo è Villarchè, una comunità psicosociale che ospita pazienti psichiatrici. Prima del Covid veniva celebrata la Santa Messa ogni domenica. Purtroppo, a causa dell'emergenza sanitaria, questo non è stato più possibile. Gli ospiti sarebbero contenti di poter di nuovo partecipare al rito
in quanto la fede per loro è terapia. Ringraziamo Don Martino per aver dato ai nostri ragazzi questa opportunità. E oltre al tempo di riflessione e preghiera sulla giornata del malato, la comunità parrocchiale della Santissima Annunziata, insieme all'Ordine Francescano Secolare, si è soffermata a meditare anche sul tema della tratta di persone. I ragazzi del Catechismo hanno approfondito questo tema attraverso la conoscenza della vita di Santa Giuseppina Bachita con un fumetto. Parliamo ora di formazione con la ripresa della scuola di teologia. In una lettera del 15 febbraio, il Vescovo Mauro ha comunicato la ripresa imminente della scuola di formazione teologica di base per laici. Ricominciamo la scuola perché c'è bisogno di formazione, e non solo per i catechisti ma per tutti i laici. Il primo incontro sarà adesso, iniziamo intanto con due weekend formativi, uno il 7 marzo alle 18 a San Silvestro a Villa Adriana e un altro il 16 marzo alle 18 in Curia Palestrina. Sempre sul tema formazione, si è tenuto giovedì scorso a San Vittorino Romano l'incontro mensile di formazione permanente del clero, guidato nuovamente dall'arcivescovo emerito di Cagliari, Monsignor Giuseppe Mani, sul tema La parrocchia oggi. La parrocchia è la comunità in cui si vive e si realizza il mistero della Chiesa. È lo strumento usato da Dio per poter entrare in contatto con l'umanità. L'ambizione del prete è di fare della mia parrocchia una parabola del Regno di Dio. Dall'8 al 14 febbraio si è tenuta nella diocesi di Palestrina la giornata di raccolta del farmaco in collaborazione con il Banco Farmaceutico. Tanti i volontari reclutati dalla Caritas Prenestina che in numerose farmacie del territorio hanno potuto aiutare ed effettuare la raccolta. Aderiamo sempre con piacere, quasi ogni anno. Buongiorno. Hanno risposto benissimo le persone, perché molto sensibilizzate anche dallo staff. Quest'anno hanno aiutato tantissimo anche le persone che non fanno parte esclusivamente della Caritas. Gli obiettivi sono sempre quelli di poter aiutare chi è in momento di difficoltà. In questo periodo abbiamo capito che il farmaco è essenziale per la vita e quindi se ci sono persone che hanno necessità di avere cure e non possono permettersele, bisogna che tutta la società collabori perché queste cure arrivino dovunque. Un piccolo gesto fa tante cose, insomma. Con poco riusciamo ad aiutare. Ad Olevano Romano, invece, dall'11 al 13 febbraio, la comunità di Santa Margherita e San Rocco ha avuto la gioia di ospitare le suore francescane missionarie di Gesù Bambino provenienti da Assisi per un weekend missionario di riflessione e stimolo per educatori, genitori e ragazzi. E proprio il territorio di Olevano è protagonista della mostra sul paesaggio, allestita al Museo Diocesano Prenestino di Arte Sacra e prorogata fino all'11 marzo. Ci spostiamo ora a Subiaco in diocesi di Tivoli, dove si sta preparando la commemorazione del 21° anniversario del martirio del servo di Dio, padre Nazareno Lanciotti. Don Nazareno, originario di questa comunità parrocchiale, nel 1971 fu inviato Fidei Donum in Brasile, dove operò instancabilmente per l'evangelizzazione, costruendo diverse opere di carità, un ospedale, scuole, un seminario minore. Fu responsabile del movimento sacerdotale mariano. Si sta celebrando il processo di beatificazione del servo di Dio. Per l'occasione, domenica 27 febbraio alle 11:30 sarà celebrata una messa solenne nella Basilica di Sant'Andrea. E adesso un aggiornamento sui nuovi incarichi diocesani. Don Denichi Bangu Malonda è stato nominato direttore dell'Ufficio per la Pastorale Missionaria della Diocesi di Tivoli e di Palestrina per il triennio 2022-2025. E in conclusione di puntata, come sempre, uno sguardo agli impegni nell'agenda del Vescovo. Lunedì 21 febbraio alle 9:30 presso il Santuario di Nostra Signora di Fatima in San Vittorino Romano partecipa all'incontro sinodale dei consigli presbiterali delle Diocesi di Tivoli e di Palestrina. Da martedì 22 a giovedì 24 febbraio è nella diocesi di Nuoro e Lanusei, unite in persone episcopi, per parlare al clero. Sabato 26 febbraio alle 14:30, sempre a San Vittorino Romano, partecipa all'Assemblea Diocesana Ordinaria dell'Azione Cattolica di Tivoli sul tema Lo riconobbero nello spezzare il pane. Domenica 27 alle ore 15, presso la parrocchia di San Sisto in Bellegra, incontra i parroci e i catechisti della nona vicaria.
E anche per oggi è tutto. Ricordatevi di seguirci sui nostri social, Instagram, Telegram e Facebook. Di iscrivervi alla nostra newsletter e di condividere questo video. Alla prossima! Ciao!